Eccoci qua di nuovo. Spero veramente che ci siate ancora. Vi do il tempo di rientrare. Come vi avevo detto, insomma, problemi tecnici. E ovviamente ho dovuto un po' riavviare un programma che non conosco molto bene, un programma per fare streaming, però devo dire che è un programma che lavora bene, probabilmente il mio computer che non ce la faceva reggere, eppure non è proprio così tanto obsoleto, però ci sono stati un po' di problemi. Si è praticamente bloccato e quindi ho dovuto un po' riavviare, però devo dire che probabilmente era anche colpa mia perché mi ero scordato proprio la cosa più importante che era, diciamo, quelle che sono le linee guida che mi portano avanti in questa conversazione. Ecco, quindi nel momento in cui ho voluto caricarli, praticamente si è bloccato tutto e non c'era verso, ho dovuto quindi diciamo riavviare tutto. Mi raccomando, fate segno che ci siete, tornate a scrivere un po' di cose così almeno capisco che ci siete e che va tutto bene. Vi chiedo di nuovo scusa tanto e speriamo che quelli che c'erano prima rientrino velocemente. Aspettando un po' gli altri, vediamo dove che mi sono fermato. Vediamo se qualcuno me lo ricorda. Provo a caricare anch'io la mia pagina per vedere se ci sono dei commenti. Spero che non vada di nuovo in palla. Se va così, veramente sarà dura per giovedì prossimo, vedo veramente di stare un pochino più attento. Allora, ditemi se ci siete, e vado avanti, e vedo che un po' di persone si sono, ormai siamo 16, eravamo a 40 persone, mamma mia, ma chiamate tutte quelle persone che conoscete, no? Tante persone. Perché secondo me sarà una bella serata di racconto. Ora, per rispetto, per chi si è ricollegato subito, veramente direi che vado subito avanti. Vediamo come stanno le cose. Bene, quindi dicevo che questo paese è veramente molto molto grande e stavo appunto cercando di presentarvelo. Ricordate, dicevo, vi presento il Congo. Ecco, questa è la carta d'identità di questo paese. Ecco qui. Questa è quello che mi mancava, per questo ho dovuto riavviare tutto. E non voglio dire delle cose, raccontare, parlare che entra qui e esce dall'altra parte, poi non è molto facile sentire delle parole, nomi che non si conoscono, oppure anche questi numeri qua possono essere anche un po' difficili a volte da accettare oppure da comprendere, no? Perciò ho provato un pochino come faccio nelle scuole a scriverlo così mentre vi parlo anche voi in qualche modo leggete quello che in qualche modo sto dicendo. Ecco, come vedete, questo paese è veramente nel cuore dell'Africa, nel cuore dell'Africa. È proprio il centro dell'Africa, quando si dice l'Africa centrale, è questo proprio il paese, no? E la capitale si chiama Kinshasa, in passato si chiamava Leopoldville, e quindi Kinshasa è il nome nostro di autenticità, diciamo, è una bellissima grande città che ha
conta, direi, 12-13 milioni di abitanti, no? È veramente un paese, è un paese in un paese. 12-13 milioni di abitanti, è veramente una città-paese. Il Congo è grande, quando dico Congo, l'ho già spiegato all'inizio, c'è il Congo Brazzaville, quando dico Congo, per semplificare, è la Repubblica Democratica del Congo, oppure R di Congo, oppure in francese RDS, e per veramente i nostalgici, Zaire. Zaire è un nome che non sparirà mai, secondo me. Sono stato a fare una richiesta per sapere quanti congolesi vivono in Italia. E non si trovava con la parola congolese, anzi per congolese si trovava il Congo Brazzaville. Poi dopo con Zaire, Zairesi, hanno trovato praticamente il paese. Quindi questo è un nome che non sparirà mai, e bisogna smetterla che un presidente che arriva che cambi il nome del paese, dei cittadini, la moneta, senza poi alla fine fare nulla di conseguenza, no? Cambiare il paese, lavorare, cambiare il sociale, migliorare il sociale, cioè l'economia, no? Cambiano il paese, la moneta, e poi si dice che le cose non funzionano. Vabbè, tornando a noi, superficie 2.345.409 km2. 8 volte l'Italia, 80 volte il Belgio che ci ha colonizzati. Quindi capite quanto è grande? 8 volte l'Italia, 4 volte la Francia, 80 volte il Belgio che ci ha colonizzati. Popolazione 86 milioni, stimati. Quattro lingue nazionali, il Lingala, il Kikongo, il Chiluba e lo Swahili. Voglio precisare che mentre qui li chiamano dialetti, ma qual è il vostro dialetto che parlate a casa vostra? Sono delle lingue internazionali. Lo Swahili è parlato in Congo, in Tanzania, Kenya, Ruanda, Burundi, un pezzettino dello Zambia. È una lingua internazionale. Esiste la letteratura in Swahili. Il Lingala è una lingua internazionale, si parla in Congo, cioè lo Swahili è parlato nella parte est, il Lingala è parlato nella parte occidentale e anche il nord, ed è parlato in Congo, un pezzo della Repubblica Centroafricana, nel Congo Brazzaville, un pezzo in Angola. Cari congolesi, se ci siete, magari scrivete qualche altro paese africano dove si parla il Lingala. Il Kikongo è una lingua internazionale, è parlato nella parte occidentale del Congo. No? In Angola, nel Congo Brazzaville, ma non solo lì, perché l'impero Congo aveva anche forse anche un pezzo del Gabon, non vorrei sbagliare, magari i congolesi mi aiuteranno e anche gli altri africani che stanno seguendo. Il Chiluba, devo dire, magari confermatemelo, cari congolesi, è una lingua internazionale perché si parla in Congo, però credo anche nella parte nord o dell'Angola o dello Zambia, cioè, perché come sapete le frontiere che sono state create a Berlino non hanno rispettato quelle che erano le frontiere o naturali, quelle le frontiere degli imperi, dei regni. Quindi ho detto il Lingala, forse il Lingala nel nord del Congo, ma anche è stata per molto tempo una delle lingue più parlate, parlate nella Repubblica Centroafricana. Quindi vedete, sono quattro lingue nazionali, ma anche internazionali. Poi c'è una lingua ufficiale, che è il francese, che è la lingua che i colonizzatori ci hanno
imposto il francese. Non so quanti congolesi parleranno il francese, lo parleranno correttamente, perché anche qui dipende molto dal livello di alfabetizzazione. Non è la nostra lingua, però siamo costretti. Ci sono centinaia di etnie, siamo Bantu soprattutto, c'è qualche, lo dico, qualche nilotico arrivato tramite soprattutto ultime migrazioni come rifugiati. Ci sono i Tua, siamo veramente tante popolazioni, tante etnie, tante popolazioni. Però le etnie divise perché da noi le etnie sono riconosciute, diciamo, dalla lingua, cioè la lingua, e dalla terra dove vivono, dove hanno origine, diciamo, in Congo. Ci sono veramente tantissime etnie, dico centinaia. Più di 300, e non so se qualcuno vuole azzardarsi a scrivere qualcosa, quante sono le etnie in Congo circa, ok? Poi magari più tardi potrò dare la risposta, però spero che qualche congolese mi aiuti. 9, ci sono 9 vicini, ne parliamo fra un po', i vicini del Congo. Ho detto la capitale è questo. Una bellissima città, questa è una foto che ho preso, però c'è questa bella Kinshasa, che tra l'altro in passato Kinshasa si chiamava Kin la Belle, cioè bellissima. Kinshasa nel 74, quando vennero Muhammad Ali e George Foreman per l'incontro di pugilato del secolo, questo ve lo ricorderete. Questa è veramente Kin la Belle. Sta diventando ancora più bella, però purtroppo non è solo bellezza, non è solo bellezza così, c'è anche la parte veramente, come in tutte le città così popolate, delle parti anche veramente caotiche, soprattutto in un paese veramente che ha tante di queste difficoltà, di cui abbiamo parlato. Non è tutto così. Potrebbe essere tutta una città bellissima, tutto un paese bello, per quello che vedremo più avanti, però non è tutto così. Dicevo che il Congo è veramente molto grande. Ho deciso di mettere questa diapositiva per farvi vedere che è più o meno grande quanto l'Europa occidentale. Ecco, immaginate gli europei che andavano a colonizzare, che andavano in Africa, non potevano raccontare che stiamo andando a occupare un paese. Non sto parlando del continente africano, di un paese grande quanto l'Europa. Il Belgio non poteva raccontare questo, seppure lo sapevano. 80 volte entra il Belgio in Congo. Quindi tutti questi paesi entrano nel Congo. Ci ho tenuto a far vedere questa cosa. Guarda, vedete la freccia giù? Si fa la sommatoria, che qui voglio anche precisare, no? Si fa la sommatoria, ho detto prima 2.345.409 km². Se andate su internet trovate che, visto un po' la situazione che c'è, perché il paese veramente sta rischiando da tutta l'infiltrazione e occupazione che c'è da quando sono arrivati, vedremo più avanti, i ribelli, ma non solo ribelli, come dire, i militari ruandesi, quindi il regime di Kigali nel 96, 96-97, e adesso veramente stiamo rischiando veramente che questo paese venga diviso, però noi stiamo lottando moltissimo con tutti questi problemi qua, stiamo resistendo, resistendo veramente tanto. Infatti ci sono delle persone che già presentano il Congo con meno chilometri quadrati, quindi lo trovi qua, così. Io ci ho tenuto a fare vedere più 409. Quei 409, immaginate che San Marino è grande 61 km quadrati, il Vaticano è grande 49 ettari, il Principato di Monaco 202 ettari. Quindi prendere o far sparire 409 km quadrati
è veramente un reato. Quindi è un paese veramente molto, molto grande. 26 province. Insomma, il nuovo governo, diciamo, non quello di oggi, ma con Mobutu avevamo prima 9, poi 11, diciamo, regioni o province. Comunque, io sono cresciuto sotto le regioni, che erano 9, poi 11, quindi quando avevano diviso il grande, il Kivu, quindi in Maniema, Nord Kivu e Sud Kivu. E poi penso il governo di Joseph Kabila, che vedremo più avanti, ha poi cancellato questa nomenclatura delle regioni, e quindi parlando semplicemente di province. Vediamo che in Italia avevamo province, ma avevamo anche le regioni, insomma, vedete. Ecco, quindi ci sono 26, diciamo, province, e vedete anche, ci deve essere anche qui un pezzo anche sul mare. Un paese così grande ha tantissimi laghi, vedete, veramente ci sono laghi ovunque. Laghi veramente importantissimi come il Tanganyika, come, insomma, vedete, anche un pezzo su, diciamo, su, sull'oceano Atlantico. I vicini, vorrei precisare che molti di questi vicini purtroppo non sono amichevoli oggi, non sono proprio amichevoli, molti di questi stanno occupando già delle terre congolesi. Allora, partiamo dal nord, abbiamo la Repubblica Centroafricana. Con, diciamo, le ribellioni, come dire, quello che qui chiamano guerre civili, noi chiamiamo conflitti economici che ci sono, anche cioè perché conoscete anche la guerra nella Repubblica Centroafricana, ci sono molti ribelli che si sono riversati oltre ai profughi. È un paese veramente di accoglienza, nonostante ci sia un numero spropositato di profughi, diciamo, interni, no? Il Sud Sudan, voglio chiedere scusa agli abitanti, cittadini del Sud Sudan, lì c'è scritto Sudan, scuserete, ho preso velocemente questa carta qui. In realtà sapete che nel 2011 fu divisa il Sudan, il Congo, oggi sicuramente, come sapete, è il secondo paese, direi, di superficie, diciamo, in Africa, dopo l'Algeria. Penso che in passato ci fosse anche il Sudan, poi dopo il Congo. Adesso il Congo è il secondo, primo nell'Africa subsahariana. Quindi nel 2011, per interessi economici, petrolio, degli stessi Stati America e così via, Cina, dividero il Sudan. Quindi oggi abbiamo il Sudan al nord, il Sud Sudan, non ricordo neanche più da che parte sta il Darfur, per cui si parlava così tanto. Questa è la comunità internazionale. Ecco, quindi durante gli ultimi anni i caschi blu delle Nazioni Unite hanno preso dei ribelli, dei militari, parte di milizie del Sud Sudan, e li hanno portati in Congo, sia dicendo che avevano bisogno di cure. Queste persone sono entrate in Congo, ci sono rimaste. Quindi c'è anche una parte da quella nord-est che diciamo che è occupata. Non so se oggi, ma probabilmente la settimana prossima parleremo un po' anche delle varie milizie un po' che occupano questo paese. Poi abbiamo l'Uganda, nel nord, diciamo, Est, Uganda, un paese veramente molto grande, è un altro paese aggressore del Congo nel 96, al punto che l'ONU, non l'ONU, tribunale, cari congolesi aiutate, c'è un tribunale che ha condannato l'Uganda a pagare 10 miliardi di risarcimento al Congo per l'occupazione e i massacri dal 96-97, aiutatemi. Perché non mi viene in questo momento. L'Uganda è uno dei paesi aggressori del Congo, è uno dei paesi che vivono grazie alle ricchezze del Congo. Poi c'è questo paesino qua, piccolo, il Ruanda, dico piccolissimo, ma questo è un paese veramente pericoloso. Non sto parlando di tutti i ruandesi, sto parlando
quella classe politica. Sto parlando del regime di Paul Kagame che ha guidato, diciamo, le forze che hanno mandato via Mobutu nel 96-97, che poi hanno occupato il Congo, che poi hanno creato milizie in Congo, che continuano, che stanno costruendo le loro città, che il loro benessere proprio sul sangue del popolo congolese. È molto importante capire, il paese è veramente molto piccolo, che però ha delle ambizioni su questo paese che vuole a tutti i costi prendere parte del Congo. Vedrete, parleremo più avanti del fatto che adesso si sta parlando di territori interamente ruandofone, territori che adesso proprio queste popolazioni stanno cercando di prendere con la forza, avendo massacrato le persone autoctone che ci vivevano, e al punto che si ha paura che prima o poi chiedano l'autonomia. Quindi immaginate, il 1º ottobre noi eravamo a Roma a parlare del rapporto Mapping, Tribunale Penale Internazionale, di cui parleremo più avanti, magari nella seconda parte. E nel tempo stesso, 2 giorni prima, c'è un territorio molto bello, territorio di Minembwe, che queste popolazioni in qualche modo, non dico che ne dichiaravano l'autonomia, ma in qualche modo stavano veramente, è successo qualcosa di molto brutto, di molto brutto. Poi ve lo spiegherò più avanti. E poi c'è il Burundi, anche il Burundi è parte anche di questa situazione, perché Uganda, Ruanda, Burundi sono entrati tutti insieme nel 96-97. Quindi Burundi anche continua in qualche modo, ci sono milizie, ci sono profughi soprattutto, i profughi sono benvenuti in Congo, è sempre stato così, alcuni dei quali sono diventati congolesi ma non possono pretendere di avere un territorio, cioè la cittadinanza si acquisisce, io sono cittadino italiano perché ho vissuto più di 10 anni in Italia. Ma se fossimo anche 1 milione di congolesi qua non potremmo mai dire vogliamo un pezzo, visto che siamo maggioritari in questo pezzo di terra, che diventi un territorio congolese. Questo è quello che si sta facendo all'est, soprattutto del Congo. E questo con la complicità della comunità internazionale, le Nazioni Unite, perché abbiamo 20.000 caschi blu in Congo, che sono parte di questa situazione. C'è la Tanzania, non ho molto da dire sulla Tanzania. Ci separa, diciamo, questo bellissimo lago, il Tanganyika. Non ho molto da ridire, insomma, anche loro, però io mi riservo un pochino di poter un po' informarmi un po' meglio. A sud abbiamo lo Zambia, poi a sud-est abbiamo l'Angola, e poi, diciamo, nella parte occidentale abbiamo il Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, capitale Brazzaville, e Kinshasa e Brazzaville sono le due capitali le più vicine nel mondo. Siamo separati soltanto, vedete questa stellina qua? Siamo separati dal fiume, quindi uno potrebbe con un megafono chiamare, se stai al beaching, vuoi chiamare Brazzaville e ti sentono anche. Potresti anche attraversare a nuoto, però devi stare attento come dire, ai coccodrilli. Questo piccolo enclave che vedete qui si chiama Cabinda. Cabinda e non fa parte del Congo Brazzaville, non fa parte del Congo Kinshasa, fa parte dell'Angola. Ecco, a proposito delle zone enclave, no? Che stanno cercando di creare in Congo. Qualche congolese ha detto che Minembwe oppure altri posti, no? Che queste persone stanno rivendicando, sia così, siano così lontano dalla frontiera con il Ruanda. Guardate il Cabinda dove sta, qui, no? Qui è nella parte occidentale, sull'oceano, e dove sta praticamente l'Angola. Questi sono i nostri vicini, qualcuno andiamo un po' d'accordo, con tanti veramente non andiamo assolutamente d'accordo, o meglio sono loro a non andare d'accordo con noi, che noi non abbiamo problemi con loro, sono loro che sanno che abbiamo dei problemi, sanno che abbiamo delle ricchezze e essendoci in stabilità, quindi diventa proprio il paradiso per tutti. Ok? Non si potrebbe parlare di Congo
senza in qualche modo parlare del bacino del fiume Congo. Allora, il Congo, cioè questo bacino è il secondo bacino fluviale al mondo, dopo quello del Rio delle Amazzoni, quindi in America Latina. È il primo polmone verde del mondo. Sappiamo l'Amazzonia, sì, però sapete che negli ultimi anni hanno veramente tagliato tanto, bruciato tanto. Le ultime stime dicono che proprio il bacino del Congo sia diventato proprio il bacino più importante, che tra l'altro hanno scoperto che ha le riserve di torbiera più importanti. Vuol dire che da proteggere torbiera sono quegli accumuli di carbonio da foglia, da tutte queste cose che sono cadute nei milioni di anni, che è una riserva di anidride carbonica, quindi bruciando lì, bruciando, noi ci bruceremo, quindi noi abbiamo, come dire, abbiamo veramente interesse a proteggere questo bacino. Quando si parla del bacino del Congo, non si sta parlando soltanto della Repubblica Democratica del Congo, tocca praticamente, mi sembra, 10 paesi, quindi fino all'est, quindi il Congo, la Repubblica Centroafricana, Congo Brazzaville, Gabon, l'Angola, il Ruanda, e l'Uganda, no? Capite un po' così? Che tra l'altro il Congo è un paese veramente verdissimo, molto verde, verde ovunque, ovunque, è a cavallo dell'equatore, quindi piove almeno un po' ovunque, no? 2 stagioni, stagione delle piogge, stagione è secca, però è un clima veramente bellissimo, devo dire veramente bellissimo. Questo fiume è lungo 4.374 chilometri quadrati. Queste sono cifre che memorizzavamo a mente quando eravamo a scuola, ed è il secondo fiume, diciamo, per la portata. La portata circa 800.000 metri cubi al secondo. Questo è il secondo fiume per lunghezza dopo il Nilo. Diciamo, no, il terzo, cioè il secondo in Africa, secondo più lungo dopo il Nilo, in Africa, però al mondo, diciamo, no, il Nilo è il più lungo, scusatemi. È il secondo più lungo dopo il Nilo. E poi secondo per la portata, diciamo, l'avevo già spiegato, 80.000 metri cubi al secondo. E, scusate, lezione di geografia, cari, non solo congolesi, amici italiani, italiane, verificate qual è il fiume più lungo del mondo, quindi il Congo sarebbe a che posto? Io dico al secondo posto. Bah, qualcuno dice al terzo posto. Aiutatemi, non sono mica un dizionario, un'enciclopedia, no, non sono un'enciclopedia. Vabbè, i laghi, tanti, tantissimi laghi, tanti davvero, e qui vi farei vedere un po' di bellezze di questo paese, no? Mentre magari vi spiego, questo è di nuovo Kinshasa, avete visto prima, credo, il Monte Virunga, non vorrei sbagliarmi, questo è il vulcano Nyiragongo, che se non vado errato qualche decennio fa aveva praticamente cancellato parte della città di Ugoma, no? Avete presente un po' come Pompei in sostanza, vedete, è un paese che ha veramente una flora e fauna molto molto ricche, vedete c'è anche della neve in Congo, questo credo sia sul Ruwenzori, non vorrei sbagliarmi, magari anche aiutate, questa che vedete adesso sembrano le Alpi, ma questi sono i monti Virunga, no? E questa foto che vedete adesso è sul lago Tanganyika,
Ma vedete, veramente un paese bellissimo. Vedete, questo il Nyiragongo è parte della città distrutta praticamente dalla lava, vedete? È un paese veramente ricco, bellissimo. Turisticamente parlando, bello, vedete che verde che c'è. Vedete, questa è della parte di Minembwe di cui vi parlavo, no? Cioè io non ho mai visto un verde così. Ho girato tanto il mondo, è anche verdissimo qua in Italia, ho girato nell'est europeo. Però vedete che cosa? Questo proprio porta nostalgia. È un paese bellissimo da vedere. Queste parti che vedete sono quelle parti che vogliono quelle persone di cui parlavo prima. Vedete che verde che c'è? Quindi i laghi, cari amici congolesi, aiutatemi. Potete scrivere un po' i laghi che ci sono. Io cito il lago Tanganyika, che è uno dei più grandi del mondo. È il lago con più pesce, densità, diciamo, di pesce nel mondo, il lago Tanganyika, ma la gente muore di fame. Questo è quello che veramente mi fa arrabbiare veramente tantissimo. C'è il lago Kivu, anche qui tanto pesce, ma c'è anche tanto metano, che adesso sta sfruttando solo il Ruanda e forse anche l'Uganda. A quando il Congo non lo so, c'è il lago Maindombe e ce ne sono tanti altri. Chiedo ai congolesi di aiutarmi, scrivete un po' i laghi in Congo, i parchi nazionali. Cioè quando ero piccolo, facevo le medie, prima, seconda, superiore, sto parlando degli anni 85, 86, un po' così, 80, 84. Vedevo i turisti arrivare, perché era un paese molto turistico. Cioè, è pieno di parchi nazionali. E quando si parla di parco nazionale, il parco della Virunga è grande, si avvicina alla Lombardia, non è come la Lombardia, però si avvicina. Immaginate quanto è grande! Ed è il posto dove ci sono i gorilla di montagna. Ho visto passare una foto con dei gorilla che si facevano fare un selfie, cioè c'è il ranger, sapete che ne avete ucciso, non ne avete voi, ne hanno ucciso tanti bracconieri, ma anche questi gruppi ribelli che provengono dai paesi vicini, addirittura vengono a rubare addirittura i gorilla, hanno ucciso tantissimi ranger. Avevo portato questa foto che forse tornerà di nuovo, dove c'è un ranger che fa praticamente un selfie e i gorilla dietro praticamente posano. Posano per fare la foto. I gorilla di montagna sono in questo parco. Allora io ricordo il parco quindi della Virunga che sta all'est, il parco di Kahuzi Biega sempre all'est, il parco di Upemba nel sud-est, sempre cari congolesi, aiutatemi. Aiutatemi, scrivete gli altri parchi, magari adesso vi scrivo laghi e ci mettete i laghi e poi i parchi e ci mettete, diciamo, i parchi. Allora, diciamo qua parchi. Nella RD Congo io scrivo Virunga e voi mettete il resto. E voi mettete il resto. E poi, scusate perché è importante, magari potete anche riguardare dopo, i laghi in Erde Congo. Qui ho scritto Tanganyika. Poi Kivu. Spero
Spero che ci sia Isia in diretta. Fratello, se non ci sei, non va bene. Spero che tu ci sia. Scrivimi quel lago che sta proprio a casa tua perché l'abbiamo scoperto poco fa. Immaginate che ci sono dei laghi che addirittura non conoscevamo, almeno li conosceva solo chi abitava da quelle parti lì. Aiutami, Isia, se ci sei, per favore. Scrivi quel lago che sta proprio a casa tua. Andiamo avanti. Allora, lasciando un po' le bellezze del Congo, lasciando le bellezze del Congo, ritorniamo quindi a percorrere, diciamo, stavolta diciamo la storia. Abbiamo parlato un po' di geografia, perché il Congo, come avevo detto prima, non è che nasca dal nulla, no? Non nasce dal nulla, l'Africa non nasce dal nulla. Mentre in Europa praticamente, come dire, si lavorava ancora la pietra, esagero, è proprio un'esagerazione per spingervi un pochino ad arrabbiarvi un po' con me. In Africa c'erano già degli imperi, vi ricordate l'impero egizio, no? Dove tutti hanno studiato, Archimede, Pitagora e tante altre persone ad Alessandria, no? Lo sapete, eh? Il regno di Saba, che trovate nella Bibbia con il re Salomone, no? Cioè, stiamo parlando di migliaia di anni prima di Cristo, prima dell'impero romano, no? Ecco, quella lì è l'Africa che si conosceva. Non è che dall'altra parte non ci fosse nulla. Che tra l'altro una cosa importante che dico spesso ai ragazzi, ragazzi e ragazze a scuola, si parla dei diritti umani, quindi ricordo la carta, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quella firmata il 10 dicembre del 48 a Parigi. 10 dicembre 48 a Parigi. Preciso la prima dichiarazione che conosciamo, data del 1236 nell'impero del Mali in Africa. Quindi c'erano tanti imperi, impero del Mali, Ghana, Songhai, no? E ce n'erano tanti anche, impero Zulu in Sudafrica, tanti imperi in Africa, il Chad. Ma in Congo, la parte Africa centrale, c'erano anche tantissimi imperi. C'era sicuramente l'impero del Congo, con la K, prima la capitale Mbanza Congo, poi arrivarono i portoghesi, poi arrivarono i missionari, poi battezzarono il re che passò da Nzingakuvu ad Antonio, se non vado errato. La capitale passò da Mbanza Congo a San Salvador, immaginate. Morì una Giovanna d'Arco congolese, Kimpavita, che era una ragazza, come dire, adolescente, che si rifiutò, diciamo, la prepotenza, la distruzione, delle culture, di tutto da parte dei missionari. C'è stato addirittura un re che ha mandato il suo ambasciatore a Roma dal Papa. Se andate, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, troverete lì la sua salma, come dire, è sepolta lì. Perché arriva a piedi a Roma dal Congo nel 1609, credo, a piedi, viene preso dai briganti, arriva a Roma, muore, pare però che fa in tempo a dare un messaggio al Papa per dire che i missionari si stavano comportando malissimo. Ovviamente viene considerato come il primo ambasciatore dell'Africa in Santa Sede, oppure anche in Europa, in qualche modo, Africa subsahariana. Si chiamano i Mvuani, lo chiamano i Negrita. E quindi, pensate, 1608 o 9 arriva qui a piedi. Ok? E beh,
dire la verità, mi scuserò sicuramente con tanti congolesi che stanno guardando. Sempre nella fretta avevo preso il file sbagliato perché ci sono anche altri imperi come l'impero Luba, l'impero Cuba, l'impero Lunda. Ce ne sono tantissimi, tantissimi di imperi, no? In tutto il Congo ce n'erano tanti. Ci doveva essere un'altra diapositiva che parlava di questi imperi qua. Ora vi faccio una domanda. Questo è un oggetto che è stato datato 20.000 anni prima di Cristo. 20.000 anni prima di Cristo. Che cos'è? 20.000 anni prima di Cristo. Vi racconto solo che cos'è, ma non il nome. Troverete il nome voi. Questo oggetto si trova al Museo Nazionale Naturale di Scienze Naturali a Bruxelles ed è il simbolo. Ascoltate bene, il simbolo della scienza per la città di Bruxelles. È un oggetto che è stato preso in una regione, da cui prende il nome, dell'est del Congo, verso gli anni 50, durante degli scavi. So che anche Alberto Angela è andato a fare anche delle ricerche lì. Allora, questo oggetto è stato studiato da tutti e il risultato è che è datato 20.000 anni prima di Cristo, quindi dimenticate tutto quello che conoscete, e che questo oggetto è un oggetto fatto da gente senziente o senzienti ed è ipotizzano che fosse una sorta di, come di calcolatore. C'è chi dice per indicare le fasi lunari per poter ricordarsi quando andare a, come dire, a seminare, eccetera, eccetera. Però si considera come, sì, come essere uno dei primi calcolatori, perché hanno visto che ci sono dei segni che indicano aritmetica in Congo 20 milioni di anni fa. No, scusate, milioni, magari 20.000 anni fa. Ormai 20 due, insomma, più di 20.000 anni. Addirittura io ho scritto 20.000, dicono 25.000. Ecco. Ora immaginate che questo oggetto, come tantissimi altri oggetti, no? Li hanno presi, portati, portati, portati. Io sono andato a questo museo e ho pagato 15 o 20 euro per poter vedere questo oggetto qua. Non so se qualcuno ha già scritto, comunque si chiama l'osso di Ishango. L'osso di Ishango. Ecco, questo è un oggetto che fa mangiare non soltanto i minerali, petrolio e altro, e anche questo è proprio il nostro patrimonio. A proposito di patrimonio, questo è quello che mi fa veramente ancora più male. Il Congo è ricco da morire. Ricco da morire. Diamanti, oro, rame, cobalto, stagno, manganese, piombo, zinco, cobalto, stagno, manganese, piombo, zinco. Eppure sentite dire, poverini, poverini. Vai a una conferenza dove si parla di Congo e senti, poverini, 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 alzi la mano per dire qualcosa, ti dicono, no, 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 no. Questo qui devono parlare le persone che sanno. Ci aiutano tanto da tanto, veramente tanto. E ci aiutano così. Ci aiutano così. Prendendo. I nostri dispositivi hanno questi minerali dentro. Adesso, se ripartiamo di nuovo con il lockdown, o comunque, come dire, didattica a distanza, i vostri figli lavoreranno grazie a tanti bambini che hanno perso la vita in Congo, no? Per estrarre minerali come il coltan, leggermente radioattivo, per estrarre cobalto. Ci sono varie inchieste, abbiamo parlato, abbiamo camminato chilometri, decine e decine di migliaia di chilometri in Italia e in Europa per denunciare questa roba qua. Però siamo tutti dentro, congolesi, ma anche noi qui che stiamo seguendo questo racconto. Possiamo
Potremmo mai rinunciare a qualcosa perché qualcuno stia un po' meglio? Non è quello che chiediamo, ma chiediamo che in qualche modo si cominci a chiedere trasparenza, tracciabilità di queste cose qua. Ecco, questi minerali sono stimati circa 24.000 miliardi. 24.000 miliardi. 24 e ci mettete 12 zeri. Il Recovery Fund ci porterà in Italia circa 200 miliardi. E stiamo facendo una grande festa. Forse più 200, di 200 miliardi. Qua stiamo parlando di 24 mila miliardi. Questo non è un paese povero, è un paese impoverito. Questo veramente è il problema. Questo paese, qualche volta dico, temo che non andrà mai, ma bene, perché tutti sono lì, dagli Stati Uniti, no? Al Sudafrica, Cina, al Canada, no? Tutti i paesi, dalla Svizzera all'Italia, ci siamo tutti. Voi che mi ascoltate dall'Italia, non dite che non ci siete, ci siete come? Ci siete, ci siamo. E noi non è che non vogliamo che questo ben di Dio venga distribuito, ma che però ci lasciate anche un po' qualcosa, no? Che ci lasciano qualcosa. Non sarà forse anche colpa di quelli che vengono a prendere, sicuramente colpa di chi governa, perché dopo 60 anni, vi ricordate, il 30 giugno scorso erano 60 anni dall'indipendenza, no? Va bene, il male nasce qui. 1492, dico, maledetto Cristoforo Colombo, il commercio triangolare che vedete, si va in Africa a prendere schiavi anche dal Congo. C'è, come si chiama, il pugile Mike Tyson, che ha dichiarato, credo, di essere congolese. Quindi li hanno presi qui, portati in America, dove avevano già ucciso tutti gli americani, non tutti, ma comunque circa 100 milioni. E tanti dopo le cose che tutto ciò che veniva prodotto in Europa per costruire l'Europa. Questo parte da 1500 qualcosa, per 3 secoli hanno fatto questo, eh? Hanno fatto questo, prima di loro c'erano anche gli arabi. Poi, 3 secoli dopo, decidono a Berlino di incontrarsi. Ecco, Berlino, lì dalla cancelliera Merkel. 1885, qui viene divisa l'Africa al righello. In realtà l'Africa la dividono così, no? Ci siamo tutti, ci siamo tutti, ma in realtà quello che interessava era il bottino, no? Era il bottino, questo che vedete, minerali e tutto quanto. Perché i grandi del mondo, dell'Europa in realtà, dicono: per 3 secoli li abbiamo uccisi, li abbiamo deportati, ma non muoiono, non finiscono. E ci sono queste ricchezze qua che ci servono. Ora, come bisogna fare? Perché io sono un po' stanco di dividere un po' tutto. Quindi dicono: ok, prendo la mia parte, tu prendi la tua parte. Il Congo nasce come stato indipendente, quindi non viene dato a nessun altro paese, una potenza, viene dato invece al re Leopoldo, re del Belgio, che ne fa il suo giardino privato, dove massacra circa 10 milioni di persone con il suo sistema di raccolta caucciù per le macchine, per le gomme delle macchine. Stiamo parlando della rivoluzione industriale. 10 milioni di congolesi muoiono. Vedete che tagliavano addirittura, mozzavano le mani alla gente. Questo signore sta guardando le mani o i piedini della figlia o del figlio, detto, che sono stati mozzati, tagliati, perché questo villaggio si sono in qualche modo ribellati, diciamo, alla decisione, no? Bisognava tagliare le mani e portare per far vedere, insomma, fa malissimo. Informatevi, informatevi, informatevi su queste cose qua. E quindi questo è poi il risultato. 1885, avevano un po', la stima era di 25 milioni di congolesi,
Nel 1908 il Congo, lo stato indipendente del Congo, diventa colonia belga perché i belgi dicono: ma basta che mangi solo il re, no? Quindi diventa Congo belga, fanno un po' una sorta di censimento, risultano solo 15 milioni di persone, parliamo di circa 10 milioni di persone, un genocidio. Vi ricordate, vi ho parlato dei 10 milioni negli ultimi 30 anni, no? Qui, cioè, vi ho detto, è un genocidio questo. Verso l'indipendenza, perché comunque il Congo diventa Congo belga, la gente comincia anche più avanti a manifestare, c'è, come si chiama, Simon Kimbangu, ci sono tante persone che poi ha creato una religione, Kimbanguismo, no? Che è stato deportato anche lui per 30 anni, credo, no? Lontano da casa sua, perché era un profeta proprio, parlava con Dio così come tanti altri profeti parlavano con Dio. Ecco, quindi tante persone cominciano veramente, non è perché si dice che gli europei hanno aiutato molto, tanto gli europei hanno aiutato, però ricordatevi che in Congo c'era la sapienza anche prima, si ragionava, si discuteva. Ecco, quindi nel tempo il peso della schiavitù cominciava a pesare tanto. Poi comunque tante persone hanno cominciato un pochino a studiare, seppure poche persone, tra queste ci sono nomi che conoscete, Patrice Lumumba, Mobutu, Kassavubu, Moïse Tshombe e tanti altri, no? E quindi pian piano, così come in tutta l'Africa, c'è questo vento di cammino, no? Di cambiamento, di cammino verso l'indipendenza. E negli anni 50, diciamo, le prime indipendenze parlano dei 50 e qualcosa, però nel 60, infatti quest'anno tanti paesi africani hanno festeggiato 60 anni di indipendenza. Noi arriviamo a questa indipendenza che arriverà il 30 giugno, però servito un po' una strada, no? Una strada, e quindi parte prima però nel 60 inizia, diciamo, un momento cruciale, è stato la Table Ronde a Bruxelles, no? Anni 60, però anni 50 e qualcosa, sono stessi anni dei zoo umani, no? Che portavano dei congolesi nei zoo. Non vorrei sbagliare, forse a Bruxelles durante l'Expo del 50 e qualcosa, credo Bruxelles oppure Parigi portano questi bambini che mettono nei zoo, che la gente va a dare delle banane, va a vedere, a toccare, a trovare tutta sta roba qua, insomma su internet roba veramente grave che vogliamo, come dire, lasciare indietro, che però ci dobbiamo ricordare, i congolesi, gli africani si devono ricordare di queste cose, perché altrimenti ci torniamo e lo vediamo, la gente che scappa dall'Africa, no? Che non sa che cosa va a trovare, scappa dalle guerre, scappa dalla fame, ma veramente non sa neanche che cosa va a trovare. E poi quali sono i meccanismi che sono dietro a sta roba qua. Ecco, quindi è importante vedere il passato per capire un po' il presente. Sperare di capire il futuro, preparare un po' bene il futuro. E a questa conferenza partecipano 44 delegazioni, delegazioni tra partiti, società civile, capi tradizionali, no? In francese si chiamano chef coutumier, che sono molto importanti, sono i proprietari delle terre, sono i proprietari delle terre. Sono proprietari delle terre e sto cercando di capire un po' l'orario. Devo un po' verificare un po' l'orario così da non esagerare troppo. Scusatemi, ma c'è stato un po'. Sì, stiamo andando bene, direi, stiamo andando bene, stiamo andando bene, stiamo andando bene. È importante vedere un po' i tempi per non correre troppo dopo. Ecco, quindi come dicevo, mi si è congelato un po', diciamo, la testa. Sì, partecipano praticamente tante persone, no? Una numerosissima, delegazione congolese, gente veramente. Poi abbiamo visto che molti non erano proprio pronti, però io non voglio dire che dovevano per forza essere pronti, era il momento dell'indipendenza, dovevano essere pronti. A
aspettare ancora un po', forse magari saremo ancora colonizzati oggi, boh, magari saremo più pronti, però io non voglio pensare che ci fosse veramente un momento, come dire, giusto momento sbagliato, anche perché vediamo per esempio che c'è una grande differenza tra i paesi, diciamo, anglofoni, paesi francofoni, paesi, ex colonie belghe, cioè il Congo, no? Vediamo che quella è il Congo, praticamente è stata la colonia, cioè il Belgio è stato il colonizzatore più veramente più, non so, sanguinario, diciamo, un po' così, no? Non trovo la parola giusta, ma proprio è stata la colonizzazione più drammatica, diciamo, più drammatica. Però dicevo che per me era il tempo, la gente però non era pronta. Qualcuno sì, qualcuno no. Vediamo anche la politica oggi in Congo, si stanno veramente in qualche modo scannando in Congo oggi, 60 anni dopo, 60 anni dopo, vediamo che cosa succede anche in Italia, no? In Italia, cioè, penso che l'Italia va 150 anni. Se vogliamo anche dire italiani, amici, aiutatemi, non ricordo quando ho fatto, quando mi hanno dato la cittadinanza, mi ricordo, avevo studiato un po' la Costituzione, ma anche un po' l'Italia. Aiutate, scrivete, nascita dell'Italia, non sappiamo anche che l'Italia, mamma mia, che roba, va bene, insomma, non voglio entrare in questa roba qua. Dicevo che in sostanza, il Congo, sicuramente nasce nel 60, a 60 anni, ma in realtà si può anche dire che nasce nel 1885, quindi è un paese giovane vecchio, diciamo, giovane vecchio. Però come vedete, veramente hanno partecipato tante a questa conferenza, Tavola Rotonda, Table Ronde di Bruxelles, dal 20 gennaio al 20 febbraio del 1960, un mese praticamente di lavoro, un mese in cui temo che molti congolesi non capissero che cosa stesse succedendo, alcuni sì, alcuni no, un mese in cui i belgi trovavano stratagemmi per in qualche modo, come dire, fregare i congolesi perché avevano capito che lasciavano il Congo, dovevano lasciare per forza il Congo, ma bisogna lasciare in modo, come dire, molto morbido, no? In modo tale che non ti mandino a quel paese e non perdi tutto quel ben di Dio. Ecco, quindi bisognava andare a una sorta di compromesso, pure ci dicono che la libertà non si regala, quando ti regalano la libertà c'è qualcosa che devi pagare, c'è qualcosa dietro, si conquista. Ecco, qui probabilmente i congolesi, gli africani, tanti hanno sbagliato, tanti hanno sbagliato. Però, come dicevo, era l'ora proprio di queste indipendenze e io non so cosa avrei fatto al posto loro. Oggi non saprei neanche cosa fare. Immaginiamoci quando ci trattavano non so, di tutti i nomi, no? Perché dicevano eravamo inferiori, eravamo i sporchi negri, che tra, insomma, tutte delle cose. Insomma, ora però devo anche dire che queste persone hanno avuto coraggio, forza di andare lì, a casa di quelli che noi chiamiamo Vannoco. Li chiamiamo Noko per dire i zii, no? Per dire, noi li vogliamo bene, tutto sommato, però questo volere bene non è reciproco, non è reciproco, perché vedrete che non finisce, non è finita tutta lì. C'era Lumumba con il suo MNC, Movimento Nazionale Congolese, che era un movimento molto nazionalista, ma anche molto, come dire, che chiedeva l'unità, diciamo, del Congo, unità proprio del Congo. C'era il CONACAT, che era una confederazione di associazioni, diciamo, del Katanga, quindi capite, questi più o meno sono federalisti, poi vedremo che più tardi diventeranno secessionisti. C'era Assoreco, Cerea, Bacco,
C'era anche MNC Calogi, che insomma c'è quello di Lumumba, quello di Calogi, Pesse, Abbas, cioè, ce n'erano tanti, tanti veramente di movimenti, veramente tanti, tanti, tanti. E dopo questa conferenza, non tanto facile, finalmente il 22 maggio del 60 ci sono le elezioni democratiche. Dico democratiche, lo ripeto veramente due volte, perché qualcuno, magari qualche congolese che ascolta, dirà: ma cioè, io insisto che sono le uniche elezioni democratiche che ci sono state in Congo. Qualcuno mi dirà: ma oggi abbiamo un presidente che è stato eletto, lo vedremo più tardi, che sì, c'è un presidente oggi che si chiama Felix Tshisekedi, che è stato eletto. Temo, diciamo che c'è stato questo cambio senza spargimento di sangue, diciamo che è una cosa positiva, però è stato nominato, indicato, non ha vinto le elezioni. Però ve lo dico questo perché vedrete che questo tipo di inciuccio succede anche in Congo negli anni 60. Però questo è stato, diciamo, io lo chiamerei un inciuccio democratico, un deal democratico. Mentre questo deal che c'è stato, questo accordo che c'è stato tra Kabila, che, il dittatore Kabila, che non voleva mollare l'osso, che continua comunque come dire, a muovere le fila destra e sinistra, e Tshisekedi che deve fare, non so, salti mortali, non so, insomma, c'è chi dice lasciamolo lavorare, c'è chi dice, però sappiamo che il paese veramente è in una situazione difficile, sappiamo che questo deal, questo accordo con il diavolo veramente ha messo in difficoltà ancora di più quella strada su cui si stava lavorando, no? Ma anche i suoi rapporti con quelli che sono i paesi aggressori all'est, insomma, è una questione un po' che meriterebbe a sé una serata praticamente per parlare di questo, magari anche con tanti congolesi che possono intervenire in diretta. È una questione, come avevo detto, non sono uno storico e non pretendo e non voglio spiegare tutto esattamente. Come capite, io parlo con tutto l'amore e l'emozione che mi portano a camminare chilometri e chilometri, mesi in tutta Italia e Europa per il nostro popolo, per il nostro paese. Cioè, non me lo chiede nessuno, ma penso che sia una cosa che devo fare, che devono fare i congolesi. Tutti abbiamo perso parenti nella guerra, nei conflitti in Congo. Dicevo del deal, penso che avete avuto il tempo di guardare un po' l'immagine che c'è lì. Vedete elezioni del 60, lì vedete i vari leader. Come diciamo, penso che abbiano partecipato un'ottantina di 80% degli aventi diritto, non vorrei sbagliare. Quindi le elezioni sono state il 22 maggio del 60. I leader sono classificati così come li vedete. Il primo classificato è stato Patrice Lumumba. Il secondo, Antoine Gizenga, il terzo Joseph Kasavubu, Lumumba dell'MNC, Antoine Gizenga PSA e Kasavubu dell'Abaco. E vedete anche i seggi che hanno vinto. Lumumba ha avuto 33 seggi, Gizenga ha avuto 13 seggi, mentre Joseph Kasavubu ha avuto solo 12 seggi, 1, 2, 3. Però l'ordine, diciamo, di governo in qualche modo è stato completamente cambiato, perché come vedete nessuno ha avuto la maggioranza, o meglio, ora sinceramente qui non mi sono ricordato di leggere bene la legge elettorale che c'era, o comunque direi la fregatura che era stata fatta. Comunque diciamo che Lumumba non poteva, non aveva, diciamo, un po'
modo di fare il presidente direttamente, diciamo, poteva, solo che tutti gli altri non volevano, no? Lumumba era molto conosciuto, era forse il più conosciuto di tutti, e forse il più importante, non dico che sia proprio così, ma infatti ha il 23%, no? Doppia quasi il secondo, no? Doppia quasi il secondo. Ma non può fare il presidente perché tutti non sono d'accordo, probabilmente perché proprio non ha avuto, diciamo, il 50% più un voto. Non vorrei sbagliarmi, ma probabilmente era così. Ora sapete chi diventa presidente, c'è quindi questo deal, dico, democratico per il bene del Congo, visto che bisognava uscire proprio dal controllo belga. Diventerà presidente l'ultimo, cioè Joseph Kasavubu diventa presidente, mentre Lumumba diventa, diciamo, primo ministro. Quindi primo ministro, diciamo, eletto, diciamo, democraticamente, ma anche il presidente, diciamo, eletto. E Kizenga, sinceramente, non ricordo, ma diventerà deputato. Kizenga diventerà deputato, poi sarà primo ministro, dopo che Lumumba sarà stato deportato, sarà primo ministro, credo, il 13 dicembre del 60, insomma, come vedete, un po' così. Quindi, vedete, c'è stato proprio un inciuccio strano, c'è stato questo sconvolgimento dei risultati. Lumumba diventa praticamente primo ministro, mentre al suo posto, diciamo, quel posto che penso gli spettava, ci arriva praticamente Joseph Kasavubu. Ma lui accetta per il bene del paese. Lui accetta per il bene del paese. Ora, sinceramente, mi sono scordato di prendere il testo che Lumumba aveva letto durante la cerimonia, no? Per concedere l'indipendenza al Congo. Era venuto il roi Baudouin, penso il re Balduino, secondo, primo, forse secondo congolese, scrivete qualcosa. Era venuto lì, bla bla bla, parla proprio congolese, noi amici vi vogliamo bene, siamo i vostri padri, adesso come dei bambini, insomma, adesso tagliamo il cordone ombelicale. Stavo leggendo un po' questa indipendenza, è tutta una... Vabbè, comunque vi faccio sentire una cosa. E quindi, proprio da padre, insomma, da padre è un cavolo, e quindi applausi. Il protocollo vuole che parlasse dopo il presidente eletto, quindi Joseph Kasavubu passa, ringrazia il padre, ecco, grazie di tutto, tutto quanto, grazie di averci malmenati, e così via. Applauso. Non era previsto che parlasse Lumumba. Lumumba, allora, mentre gli altri parlavano, scriveva. Infatti, se cercate dei discorsi, vedrete che lui sta scrivendo. Quando finisce il presidente, Joseph Kasavubu, Lumumba scatta proprio, non dà il tempo a chi guidava la cerimonia di parlare, passa davanti e prende la parola. Prende la parola e denuncia veramente quello con la schiavitù, la tratta, il saccheggio, no? Dei minerali, cioè, insomma, denuncia tutto quanto, dice che i congolesi da oggi noi siamo liberi e noi ci siamo guadagnati, non è stato regalato. È quel discorso che facevo prima. Infatti si dice che Lumumba morirà
proprio a causa, non a causa, ma proprio dal momento che fa quel discorso, si fa proprio, come dire, si scava la propria tomba, anche se sappiamo che non ce n'è di tomba, non c'è stata una tomba proprio per lui. Ecco, lui fa un discorso forte. Ora io vedo se riesco a tradurre mentre parte questa cosa qua, ma c'è un video che, anzi, ve lo lascio proprio ascoltare così, ve lo lascio proprio ascoltare così, in francese, no? Se volete conoscere il Congo, bisogna anche un po' fare un po' uno sforzo, un po' di parlare un po' di francese, né? O no? Quindi, questo discorso appunto che dice quelle cose che io ho detto, lo capirete anche poi, il tono non è quello perché non sono le sue parole, e c'è il video è della canzone Independence Cha-Cha, che è una canzone di, oh signore, Grand Calais, congolesi amici. Secondo voi, cioè, era Grand Calais, eh? Independence Cha-Cha. Questa canzone, appunto, è stata composta proprio alla vigilia dell'indipendenza e la versione che vedete è una rivisitazione proprio. L'hanno cantata e ballata il 30 giugno, direi di 10 anni fa, quando ricorrevano i 50 anni dell'indipendenza. Era giusto per fare vedere la gioia che è scaturita un po' da questi momenti, no? Lumumba che appunto parla, conclude questo messaggio, e vedete le danze, vedete le danze. Ci troviamo qui fra qualche minuto e così andiamo verso la conclusione piano piano. Ascoltiamo Independence Cha-Cha! Congolaises et Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffablement gravée dans vos cœurs, une date que vous enseignerez à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Vive la liberté du Congo, vive le Congo indépendant et souverain!
Eccoci di nuovo in diretta. Ecco, Independence Chacha. In realtà molti non sapevano cosa sarebbe successo il giorno dopo. Il giorno dopo l'indipendenza. Perché mica i belgi se ne andavano così, eh? Poi, sinceramente, volevo, almeno per i congolesi, vi ricordate, ho parlato di Lumumba, Gizenga e Joseph Kasavubu. Però non ci sono anche gli scontenti. C'era un certo Albert Kalonji, che era un imperatore, si chiama Mulopwe, imperatore nel sud Kasai, no? E vi chiedo veramente scusa, io chiudo con Lumumba, diciamo, chiudo con Lumumba l'arrivo di Mobutu e poi vediamo di fare il resto la settimana prossima. E magari prevediamo un'altra puntata dove magari ci saranno due congolesi con cui magari parleremo di alcuni temi di attualità, diciamo forse un po' così, per discutere un po' di temi di attualità. E potrebbe essere una cosa molto interessante questo. Quindi veramente abbiate veramente pazienza ancora un po', che oggi volevo finire con la fuga di Mobutu nel 96-97, però non ci arriviamo perché, ricordate, abbiamo avuto veramente dei problemi tecnici. Spero che la settimana prossima di essere già un ninja, proprio avere il kung fu forte proprio di questa, come dire, di questo programma qui, e che il computer anche non faccia le bizze, insomma, la tecnologia, vedete, no? Com'è. Allora, dicevo che Lumumba accetta di fare il primo ministro, Kasavubu diventa presidente, e Antoine Gizenga diventerà deputato, poi più avanti farà anche il primo ministro, più avanti, quando Lumumba è deportato. E però c'è un certo Albert Kalonji, che non è proprio una persona, l'ultimo arrivato, che uno si potrebbe considerare un imprenditore, uno che aveva soldi, era un imperatore, veniva chiamato Mulopwe, ecco, nel sud Kasai. Poi c'è Moïse Tshombe del CONACAT. E mentre Lumumba è un panafricanista, uno che vuole l'Africa unita, uno che vuole il Congo uno, indivisibile, no? Unito, no? E c'erano altri che lottavano per l'autonomia, no? Qualcuno per il federalismo. In particolare Moïse Tshombe, già il giorno dopo, avvicinato, oppure lavorava già, che ne so io. Comunque i belgi penso proprio che l'avano un po' suggerito, però in qualche modo decreta la secessione del Katanga. Ecco, il Katanga è quella regione, molto spesso sento la gente pronunciare delle parole africane senza sapere cosa voglia dire, no? Ambaradan, insomma, dove gli italiani hanno massacrato tante persone, no? In Africa, senza saperlo. Quando lo sapete, magari, insomma, ci state un pochino più attenti. Sento della gente dire non fare il Baluba, perché i Baluba sono una etnia molto importante in Congo. Questa è la stupidità, ho sentito anche da giornalisti dire queste cose qua, no? Ecco, quindi Albert Kalonji e Moïse Tshombe sono comunque più o meno di questa stessa etnia molto grande, ma comunque divisi, direi, tra di loro. E infatti sono i due che chiederanno l'autonomia, soprattutto il Katanga, questa provincia importante dove i belgi avevano investito tanto, dove si prendeva il rame, che continua ancora a fare vivere il Belgio oggi, dove hanno preso l'uranio servito per la bomba atomica, no? Per vincere la seconda guerra mondiale, perché abbiamo combattuto anche la prima, la seconda guerra mondiale, non soltanto noi, ma tutti gli africani hanno combattuto, vedete i tirailleurs senegalesi, per esempio, messi davanti, insomma, per aprire la strada, massacrati, e nel momento di entrare, come dire, in trionfo in città,
De Gaulle li mette dietro, no? Cioè, gli africani hanno combattuto, diciamo, le due guerre, diciamo, mondiali. Il Congo pure, il Congo pure. Dottor Mukwege, poi ne parlerò più avanti, premio Nobel per la pace, mi raccontava, mi sono reso conto che non lo sapevo, che sono dei quartieri Gambella, per esempio a Kinshasa, che sono delle città, penso in Etiopia, comunque dove i nostri hanno combattuto, no? Hanno vinto addirittura, i congolesi proprio hanno vinto contro i fascisti addirittura, cioè in Etiopia, no? È successo anche questo, è successo anche questo, congolesi che hanno combattuto contro i fascisti proprio, diciamo, in Africa. Però è successo veramente, con tantissimi altri popoli. Dicevo che questi due qui dopo, dichiareranno secessione, cosa che finiscono molto molto male, quindi il paese cade subito, come dire, nella guerra, conflitti. Poi, insomma, da lì poi, le cose, non vanno più, le cose non vanno più. E quindi, Lumumba, tornando qua, Lumumba, ripartiremo cioè la prossima settimana da Mobutu, però parliamo di Lumumba. Lumumba, si trova subito in difficoltà, nel senso che trova il paese molto diviso, lui continua a lottare per l'unità, tenta veramente di contattare tutti, va ovunque, no? Non era un integralista, come dire, come se, insomma, qualcuno ha detto. Ha cercato veramente di parlare con tutti, la Russia, gli Stati Uniti, è stato a Cuba, ha parlato un po' con tutti. Si dice che era comunista, che era questo, insomma, delle situazioni che sicuramente lui aveva una simpatia. Lui diceva: non si può uscire da una dittatura e continuare a lavorare con quelli che fino a ieri ti hanno schiavizzato, no? E quindi un po' ha cercato un po' di smarcarsi, ma in qualche modo tentando comunque di mantenere anche come dire, i rapporti con tutti. Lumumba, veramente voglio chiudere qua perché vorrei parlare un po' meglio per introdurre quindi l'arrivo di Mobutu. Ripartirò, diciamo, da Lumumba, perché Lumumba sarà poi deportato, sarà deportato. Sappiamo che sono stati i suoi amici, no? Gli amici di ieri, che in qualche modo hanno fatto questo. È stato elevato al grado di, come si dice, eroe nazionale proprio da Mobutu. Ma se guardate le foto, Mobutu, Colonnello Mobutu, che era un giornalista, era uno dei suoi, come dire, vicini, prossimi, cioè i vicini, come dei collaboratori, diciamo. Questo signore che vedete, Mobutu, è quello che in qualche modo ha deportato, ma ci sono anche tante persone che, insomma, sinceramente lo dico così senza offendere nessuno, ma anche senza creare, che nessuno, perché bisogna dire le cose. Lumumba non poteva morire se non ci fossero stati dei congolesi che l'hanno voluto morto, no? Thomas Sankara non poteva morire se Blaise Compaoré non aveva fatto un deal con gli altri per massacrare il suo amico. Se vedete le foto di Thomas Sankara, dietro c'è Blaise Compaoré. Qui vedrete Mobutu, e ci sono tanti che hanno colpe su questa situazione, ne parleremo magari la prossima volta. Che tra l'altro, in quel momento, chi era ministro all'interno era Etienne Tshisekedi, il papà dell'attuale presidente, no? Che si sa che, non so se era firmato, ma comunque, in quanto ministro dell'interno, sa, cioè, anche perché è tutta una. Cioè, siamo tutti dentro. Come vedete, quindi ci sono tante colpe congolesi, ci sono tantissime colpe, soprattutto colpe straniere. Mobutu, è quello che è stato usato, quindi. L'hanno deportato, portato, quindi, quindi proprio
regalato, direi, ai secessionisti, quindi del Katanga, e lì l'hanno ucciso, è morto, se non vado errato, il 17 febbraio, gennaio, febbraio, gennaio. Scrivetemi, mi è venuto proprio come dire, è morto il 17 febbraio del 1961. Febbraio o gennaio? Lumba. E quindi è morto, non si ha una tomba. Addirittura, pensate, addirittura, 17 gennaio. pensate, è morto il 17 gennaio, scusate, 17 gennaio, come avevo detto, gennaio, forse febbraio, gennaio. Quindi immaginate, ha governato solo 5 mesi, 5-6 mesi, e l'hanno ucciso. Oggi sappiamo chi l'ha voluto proprio morto. Sono stati gli americani degli Stati Uniti, quindi gli statunitensi, sono stati i belgi, sono stati gli inglesi, ovviamente con la complicità di quelli che, dei congolesi, quelli che in generale si chiamano i negri, di. Insomma, di casa. Ecco, pronti a dare, a immolare il proprio fratello. C'è un signore che qualche mese fa, o forse un anno, 2 anni fa, ha dichiarato di avere avuto, di avere conservato per molto tempo un dente di Lumumba, perché è uno di quelli che l'hanno fatto a pezzettini e messo nell'acido per non lasciare tracce. Però, come vedete, Thomas Sankara è stato ucciso, ma non morirà mai. Cioè, si possono uccidere le persone, ma non le idee, così diceva Sankara. Lumumba è stato ucciso, ma Lumumba non morirà mai. Lumumba è un patrimonio mondiale dell'umanità, così come Thomas Sankara. Quindi questa è una cosa bella nella disgrazia, nel drammatico proprio. Voglio dare una cosa molto bella, perché ci sono queste persone che hanno dato la loro vita per noi. Lumumba è uno di questi. Vivrà sempre e per sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri. E dice appunto: un giorno la storia parlerà. L'Africa scriverà la propria storia. Sto leggendo proprio quello che vedete davanti. E sarà una storia di gloria e di dignità. Il Congo deve ancora, i congolesi devono ancora far avverare questa profezia di Lumumba, in cui io credo, in cui tantissime altre persone credono. Perché come sta andando il paese, siamo veramente molto molto lontani da questo. Lumumba ci ha tracciato una strada, direi l'unico eroe nazionale che abbiamo, modello. Ecco, con questo, per i nostalgici del Congo, io dico chiudo qua. Magari chi vuole fare qualcos'altro può andare tranquillamente a farlo, ma vi metto l'ultima canzone, Nzimbu di Ray Lema. Nzimbu, se non vado errato, è soldi. Sapete, i soldi sono veramente una cosa buona, ma una cosa molto brutta, no? Una cosa buona, ma una cosa molto brutta. I soldi ci servono, ma attenzione, attenzione, attenzione. Ecco, quindi mentre metto la canzone, vado un po' a leggere un po' i messaggi. Io cercherò di rispondere dopo, perché veramente siamo andati oltre, ma oltre, oltre, e ringrazio quelli che hanno avuto pazienza.
sono un po' scusabile forse per via dei problemi, ma questo non è un vostro problema, è proprio un mio problema, diciamo. Speriamo che la prossima volta sia una volta buona, che vada tutto bene. Dicevo che cercherò di leggere un po' i messaggi, magari rispondo dopo. Leggete anche, magari può anche essere che ci discutiamo da quello che avete chiesto come domande. Fate tranquillamente le domande. Se volete animare, potete anche proporre quello che può essere anche, possono essere gli argomenti da toccare nella terza puntata. Volevo fare due puntate, ma come vedete non ce la possiamo fare. Quindi una terza puntata dove spero di imparare bene questa tecnologia in modo che possa invitare almeno due o tre congolesi con cui condividiamo, parliamo un pochino dei temi che magari potete indicare oppure che decidiamo noi. Quindi ascoltiamo Nzimbu, Ray Lema, non ricordo gli altri che cantano con lui, ma forse il nome, i congolesi che guardano, scrivete le persone che troverete nella, come dire, nelle clip che vedete adesso. A chi parte adesso saluto già, ma un saluto lo faccio subito dopo, quando torniamo in diretta. Nzimbu, Ray Lema. Salamu kumbaku. Za
Yanulendo, za, Yanulendo, Varantu, za, Yanulendo, za, Yanulendo, Fumu, Varantu, za, Yanulendo, za, Yanulendo. Mi fanno segno che non si sente nulla, infatti avevo tolto le cuffie e non mi rendevo conto. No, 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 non mi rendevo conto che non sentivo, che non mi sentivate. Mi hanno detto che adesso mi sentite. Dicevo che con questa bellissima canzone, Nzimbu, soldi, attenzione ai soldi, ci servono i soldi, però, attenzione. Quindi direi lema, chiudiamo. E volevo chiedere ai congolesi se ci sono, ditemi chi sono gli altri musicisti, che sono anche musicisti, credo, internazionali. Penso che uno sia Masamba, l'avevo scritto da qualche parte, ma... non riesco più a trovare proprio niente. Se ci siete congolesi, ditemi chi sono gli altri musicisti con cui Ray Lema ha fatto questo album importante. Quindi questa bellissima atmosfera, questa canzone bellissima, vogliamo chiudere dandoci appuntamento a giovedì prossimo. Quindi giovedì prossimo sarà 29, giovedì 29 alle ore 21. E diciamo che visto che sono un pochino più preparato, forse non sarà come oggi, cercherò di fare in modo che alle ore 20:45 metto già la diretta, la musichetta per... insomma, raccogliere la gente, condividete, invitate, facciamo in modo che veramente ci sia tanta gente, diciamo, giovedì prossimo. Ecco, questa è la settimana della Congo Week, probabilmente non riuscite a organizzare nulla, però è bello che abbiate partecipato a questo incontro, ricordatevi il prossimo anno, però può essere anche Congo Week tutte le settimane. Insomma, dobbiamo parlare di Congo, dobbiamo rompere il silenzio sulla situazione che vive il popolo congolese. Lo devo fare io congolese, lo devono fare tutti i congolesi, ma abbiamo bisogno anche dell'aiuto di tanti amici del Congo. Ringrazio tutti i congolesi che hanno partecipato, ringrazio tutti i non congolesi, amici del Congo, tutte le persone che mi sostengono da così tanto tempo, da quando 10 anni fa ho iniziato a camminare, con alcuni abbiamo fatto passi insieme, gente che mi ha aiutato in modo che non vi posso neanche spiegare senza che abbia mai chiesto, no? Nulla. Ecco, quindi grazie, domani sono a Bologna, chiesa di Cristo Re, dalle ore 21, per parlare di Congo con Don Davide, che partirà presto
in missione in Congo, all'est del Congo. Chi volesse, chi è da quelle parti nel bolognese, può anche venire oppure mandarci qualcuno, sempre nel rispetto ovviamente del distanziamento. Ecco, questa è l'ultima richiesta. Facciamo attenzione, stiamo attenzione, possiamo cadere tra virgolette in disgrazia ovunque, può succedere di tutto ovunque, però dobbiamo noi mettercela tutta per passare quest'autunno, questo inverno, nella speranza che veramente si possa ripartire bene. Saluto il nostro Congo, saluto i congolesi in Congo, la società civile, tutte le persone che stanno lavorando tanto, che rischiano la vita tutti i santi giorni, veramente tutti e tutti voi, grazie, grazie di cuore, ci si vede a giovedì prossimo 29 ottobre ore 21, ma già alle 20:45 avrete, diciamo, il link da poter condividere con gli amici. Fate venire tante persone. Pace, 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 giustizia e pace per il Congo, ma anche per tutto il mondo. Grazie mille e restiamo sempre umani.